Carissimi fratelli e sorelle, siamo nel cuore dell'anno liturgico. Queste date, la data del giorno di Pasqua, del Triduo Santo e di tutte le altre ricorrenze che dalla Pasqua discendono, ci sono state annunciate da tempo per permettere a queste celebrazioni di dare il ritmo a tutto il nostro camminare. Siamo nel cuore dell'anno liturgico, siamo nel cuore della settimana santa e siamo nel cuore del Triduo Santo. È interessante notare che la celebrazione di ieri, cominciata normalmente con i riti di introduzione, si è chiusa senza il saluto finale, senza la benedizione finale, in silenzio, con l'adorazione prolungata di Gesù presente nell'Eucaristia. Così questa celebrazione che stiamo vivendo si è aperta e si chiuderà senza i riti propri di inizio e di fine a cui siamo abituati. Anche la celebrazione di domani comincerà senza i riti iniziali, nel silenzio e nel buio. Soltanto nella conclusione della veglia di domani ritroveremo la benedizione finale e il congedo. Sembra che la liturgia voglia suggerirci di vivere questi giorni come un unico grande rito, non una serie di celebrazioni isolate, ma un cammino unico, senza interruzioni. In questi giorni, ha scritto qualcuno, il popolo di Dio è in continuo stato di convocazione. Siamo chiamati a vivere intensamente e pienamente tutti i momenti di questo grande mistero. La comunità cristiana in questi giorni non è mai congedata. C'è la necessità di rimanere, di continuare nelle diverse forme e occasioni proposte a pregare, a meditare. C'è bisogno di tempo perché la storia di Dio, la storia del Figlio di Dio, incontri la nostra storia. La nostra storia personale e la nostra storia come comunità, come popolo di Dio. Oggi, in questa celebrazione, siamo chiamati a sostare davanti alla croce, a ripercorrere il racconto di quegli eventi che hanno segnato il culmine della vita di Gesù e della nostra storia di salvezza. Oggi siamo fermi davanti al racconto e al segno che ci identifica come cristiani, la croce. Un segno che parla della malvagità dell'uomo, è strumento di morte, di violenza, di umiliazione e, come nel caso di Gesù, di ingiustizia e di tradimento. Ma un segno che Gesù ha voluto vestire, un segno che ci mostra come l'amore di Dio cambia le cose. Solo perché abitata da Gesù, la croce assume un altro significato. Solo perché Dio ha scelto di percorrere i nostri sentieri, di sporcarsi con la nostra polvere, di toccare le nostre ferite e infine di prenderle su di sé, solo per questo noi possiamo guardare alla croce. Possiamo alzare lo sguardo e vedere il Figlio di Dio che ha preso su di sé tutta la nostra sofferenza, che si è fatto vittima dei nostri tradimenti. Da lì comincia una storia nuova. Proprio nel momento in cui il male ha sferrato il suo colpo più forte, più atroce, proprio quando l'uomo ha raggiunto il punto massimo di allontanamento da Dio, Dio è vicino, Dio è lì. L'uomo, crocifiggendo Gesù, ha fatto l'ultimo passo di allontanamento da Dio. Il primo passo lo troviamo nel libro della Genesi, quando l'uomo e la donna lasciano l'Eden. Da lì l'uomo ha proseguito nel suo cammino di abbandono della casa del Padre. E ora Dio stesso si fa figlio, si fa fratello, è con noi. Ci raggiunge lì, nel nostro allontanamento,
per trasformare quel cammino in una nuova possibilità. Da un giardino ci siamo allontanati, in un giardino ritroveremo il Cristo vittorioso. Oggi sostiamo, attendiamo, meditiamo. Il mistero del male percorre ancora la nostra storia, segna le nostre vite. Perciò guardiamo alla croce, ma da quella croce inizia la storia nuova, che si rivelerà pienamente fra qualche giorno. Ecco allora gli elementi di questa liturgia: il racconto che abbiamo appena ascoltato, la preghiera universale, l'adorazione della croce e la comunione eucaristica. Dopo aver rivissuto il racconto della passione, oggi siamo chiamati a un gesto straordinario, l'adorazione della croce. Più volte al giorno noi ci segniamo con il segno della croce, ma oggi il nostro inchinarci davanti a essa è compimento della Scrittura. Nel suo nome ogni ginocchio si pieghi. Oggi adoriamo il mistero dell'amore che attraverso il dolore sconfigge ogni dolore. In questo Venerdì Santo poi rivolgiamo come popolo di Dio, come popolo sacerdotale, nutrito dal corpo stesso di Gesù, la nostra preghiera per tutto il mondo, cristallizzata negli antichi testi delle 10 orazioni che fra poco esprimeremo. Come corpo di Cristo, siamo uniti a Cristo, alla sua preghiera, come ci ha ricordato la lettera agli Ebrei. Sicuramente dobbiamo ancora consegnare al Signore le sorti e le situazioni di tanti fratelli che in diverse parti del mondo stanno vivendo la fatica e la sofferenza dell'odio che si concretizza nei ferri pesanti della guerra, generatrice di morte. Sembra quasi che l'esperienza della pandemia non abbia avuto il tempo di essere elaborata, non abbia avuto il tempo di diventare occasione di nuovi atteggiamenti, che appena lasciate le mascherine si è corsi alle armi, alla guerra, al terrorismo, all'assalto. La croce di Cristo, attuale nei suoi effetti salvifici, è attuale purtroppo anche per il contesto che l'ha generata, il cuore dell'uomo. Ancora una volta, allora, sentiamo tutto il bisogno di pazienza da parte di Dio, tutto il bisogno del dono della sua presenza e della salvezza che solo Lui può donare.